la fiducia si fa rete. Quello che abbiamo capito oggi è che senz'altro fiducia è uno degli elementi chiave dell'inclusione. E la fiducia è una delle prime cose che impariamo, la impariamo dai nostri genitori, la impariamo dai grandi, impariamo a dargli la mano, impariamo ad affidarci con il primo gesto con cui diamo la mano. Ma non solo, la stretta di mano rimane per tutta la nostra vita come la fiducia, rimane un tool, uno strumento che utilizziamo un sacco di volte anche nella nostra vita lavorativa, nella vita economica. Stringiamo la mano, concludiamo un accordo, ci fidiamo. La stretta di mano ha però una caratteristica, che si svolge in un momento, c'è un contesto, ci sono due persone che si fidano l'una dell'altra. Ma non solo fidarsi di un'altra persona, fiducia si ha anche rispetto ai contenuti. Provate a immaginare di non fidarvi mai di niente, di fare sempre il double check su qualsiasi cosa, di andare a sempre a verificare ogni singola fonte. Ecco, ci sono articoli scientifici che dimostrano che impazziremmo, è assolutamente impossibile, ognuno di noi si deve fidare di qualcosa. Dobbiamo solo decidere di cosa fidarci e quali sono le informazioni che reputiamo più importanti, quali i task a cui devi dedicare più tempo e quali invece quelli a cui affidarci. Ecco, qua arriva il punto. Con la tecnologia e con tutte le nuove opportunità che abbiamo nel mondo, il nostro campo di azione si è ampliato tantissimo. Non siamo più legati a un'area che possiamo controllare. Siamo legati al mondo, alla globalizzazione. I mezzi informatici ci permettono qualsiasi cosa. Ma andiamo a un esempio concreto. Io oggi sono venuta in treno a Novara. Ho comprato un treno online, cioè ho comprato un biglietto, non un treno. Ho comprato un biglietto con un'app sul cellulare. Ecco qua. Ho comprato un biglietto con un'app sul cellulare. Con questo biglietto io mi sono fidata che la compagnia mi avesse dato un posto, che quel posto fosse solo mio, che non ci fosse seduto nessuno e che nessun altro l'avesse comprato o che quel posto esistesse su quel treno. Mi fidavo che c'era quella carrozza, eccetera, eccetera. Questo è così perché nella peggiore delle ipotesi so che c'è Trenitalia o l'agenzia di turno che mi rimborserà la spesa del biglietto, so che la peggiore delle ipotesi è che farò un viaggio un po' scomodo, magari starò seduto nel corridoio oppure dovrò contrattare, dovrò trovare un altro posto. Ma pensate se invece dovessimo andare a ricontrollare ogni singolo biglietto venduto dall'applicazione. Cioè sarebbe uno sforzo talmente grande da non valere il prezzo del biglietto nemmeno, in termini proprio di tempo. Quello che è interessante della tecnologia è che ci permette oggi di fare questo passo fuori dal fidarci per forza. Perché le ho visti un po' di sorrisetti, eh? È vero che ci fidiamo, che ci dia una garanzia, che ci sia qualcuno che ci dà una garanzia, ma su cosa proprio? Ci fidiamo proprio su tutto? Siamo proprio disposti a delegare qualsiasi cosa? C'è un detto famosissimo che dice fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. E che cosa se la tecnologia ci permettesse in un certo senso di fidarci un pochino di meno? Lo sta già facendo, nel senso che sono sempre di più le persone che condividono informazioni sui social network fidandosi del titolo del link. Peccato che in quel caso la tecnologia è soltanto lo strumento di condivisione, non uno strumento che mi certifica la fiducia. Io mi fido della fonte, ma lo strumento non mi certifica che la fonte sia quella che io penso di citare, né che il contenuto sia veramente veritiero. Qua arriva una delle tecnologie più complicate e più discusse dell'ultimo anno, blockchain. Sono grandemente appassionata di blockchain non solo perché studiando giurisprudenza, essendo appassionata di crittografia, mi piacciono solo le cose noiose, ma anche proprio per il suo aspetto più sociale, perché è sempre più importante parlarne. E proprio per questo motivo proverò a disegnare una ricetta facile di che cos'è blockchain. Sarà la parte un pochino più complessa del talk, ma vi assicuro che scorrerà via liscia. E quindi cerchiamo di disegnare blockchain come la ricetta tra un database distribuito e la crittografia. Partiamo a spiegare una base di crittografia. Quindi, a che cosa è utile la crittografia? Se io in questo momento volessi dare un foglio di carta a qualcuno in questa sala, ma non potessimo trovarci nello stesso posto, quindi non potessi stringergli la mano dandogli il foglio, il modo più sicuro per non fidarmi di nessuno qua dentro a darglielo,
sarebbe affittare una stanza, avere una chiave, mettere il foglio nella stanza e dare la chiave a qualcun altro, alla persona a cui io voglio dare il foglio. Dico benissimo, se vuoi quel foglio, userai questa chiave, entrerai in quella stanza e prenderai il foglio. Fila tutto liscio. Questa è la crittografia simmetrica, a chiave simmetrica. Ma se io invece volessi essere, cioè la persona che riceve da me il foglio dicesse, io però voglio essere proprio sicuro che sia tu a darmi il foglio, allora cosa farei? Avrei una stanza in cui solo io ho una chiave d'ingresso, che è la mia chiave privata, e do una chiave d'uscita a tutte le persone che voglio che possano prendere cose da quella stanza. Quindi un giorno devo dare un foglio a una persona, un giorno dopo devo dare un foglio a un'altra persona, do la chiave a più persone e dico, se voi entrate in quella stanza i fogli possono essere solo da me. E anche in questo caso la persona entra, prende il foglio ed esce. Aggiungiamo un altro livello di complessità. Io voglio però essere sicura che soltanto proprio quella persona possa prendere il foglio. Allora a quel punto mi sarà sufficiente mettere quel foglio nella mia stanza, con lo stesso meccanismo di prima, ma anche all'interno di una scatola, chiusa con un lucchetto, che solo la persona che mi ha dato la sua chiavetta potrà aprire. A quel punto è una specie di matriosca, e in questa matriosca io sono sicura che solo io potrò dare quell'informazione e solo quella determinata persona potrà riceverla. Questo è il primo elemento di blockchain, quindi è crittografia. Abbiamo questo sistema associato a un'architettura. Un'architettura di database distribuiti che essenzialmente non sono né centralizzati né decentralizzati, ma bensì distribuiti. Un'architettura centralizzata è caratterizzata dal fatto che un'informazione sta tutta in un punto e tutte le macchine che sono interessate a quell'informazione la richiederanno a quello determinato server. Le decentralizzate sono caratterizzate dal fatto che le stesse informazioni sono su più punti diversi. Le distribuite dal fatto che, come ben capirete, le informazioni sono su tutte le macchine connesse a una determinata rete. Quindi, per renderla un pochino più visuale, nel momento in cui, immaginiamoci, un'informazione viene modificata su un server o non diventa più disponibile, in un distribuito, questo non succede, ma in un centralizzato, immaginiamo un'informazione venga modificata o non sia più disponibile. A quel punto tutte le macchine connesse a quel server avranno un'informazione differente, quindi riceveranno un'informazione modificata. In una connessione peer-to-peer, invece, se la scatoletta blu dovesse essere distribuita al computer grigio, questo potrà chiederlo direttamente al computer, alla macchina che in quel momento ha quell'informazione, trasferendo quell'informazione attraverso un canale peer-to-peer, pari a pari. Se un'altra macchina dovesse essere interessata a quella medesima informazione, potrà semplicemente richiederla o al primo o al secondo, in equa misura, perché entrambi hanno la stessa informazione. Se ora pensiamo a blockchain, unendo questa idea dell'informazione su tutte le macchine e la possibilità di verificare chi ha fatto che cosa, abbiamo la base di un sistema che ci permette di determinare, di avere tutti la conoscenza di quello che fanno tutti e di quindi di avere in un certo modo come se avessimo in tasca un piccolo registro di tutte le transazioni, ma anche allo stesso tempo di conoscere in tempo reale quali sono le modificazioni. Quindi le nostre macchine automaticamente si aggiornano e mantengono traccia. L'esempio più comune di blockchain, quello di cui tutti avete sicuramente sentito parlare, è Bitcoin. Quindi, perché vi fidate di una moneta? Io spero che nessuno di voi si fidi di questo. Okay? Questo è veramente, cioè, 30 euro. Perché riconoscete che non è vero un 30 euro? Perché, primo, non esistono 30 euro, no? Secondo, perché probabilmente a prenderlo in mano avrà una sensazione al tatto differente, perché le filigrane non sono quelle adatte, i colori, ci sono tutti degli elementi fisici che in prossimità ci dicono, guarda, questa non è una banconota. Altrimenti, sul digitale, ci fidiamo di entità che ci dicono, guarda che quella moneta, quella transazione è avvenuta perché io ti faccio da garante e sto in mezzo. Ma se io non volessi niente di tutto questo? Quello è Bitcoin. Bitcoin è essenzialmente il modo che abbiamo trovato di passarci una banconota online, essendo sicuri che non venga spesa due volte.
Quindi è come se voi aveste in mano questa banconota da 100 euro e per darla a qualcuno doveste firmarci sopra. E aveste in tasca un registro che si aggiorna automaticamente con tutte le persone che detengono una banconota da 100 euro. E quindi nel passaggio da una persona all'altra, quel libretto venisse modificato e tu potessi accettare quella banconota solo se sul tuo libretto risulta che è veramente quello il codice da cui deve venire e allo stesso tempo anche altre persone, identificate con un sistema di consenso, potessero verificare che quello è veramente così. Ok, mi metto in mezzo anch'io. Tutta la rete deve aggiornare che adesso quella banconota non è più mia, ma è tua. Ovviamente su blockchain, la sto semplificando, non ci sono i nomi delle persone. Ci sono dei codici legati alla crittografia. Ma è solo per darvi un'idea che non è vero che Bitcoin sia genericamente anonimo. È non identificato, ma potenzialmente identificabile. Dipende tutto dall'utilizzo che se ne fa. Un'altra applicazione interessantissima di blockchain sono gli smart contract, che essenzialmente vuol dire una volta che la moneta è software o che qualsiasi operazione tracciabile è software, allora possiamo aggiungerci delle cose. Quindi quel pagamento può avvenire soltanto a una determinata condizione. Ci sono casi nel diritto romano fin dalle origini di se la nave verrà dall'Asia, allora ti pagherò. Questo può essere codificato, questo succede tutti i giorni nelle nostre macchine e questo potrebbe dare grandi accessi alla giustizia, perché non c'è più spazio all'inadempimento, all'ingiustizia, se prima si arriva a scrivere un contratto con le regole rigorose di un software. E questa per me è inclusione. Inclusione è anche la possibilità di potersi fidare, di non avere paura di dare una propria informazione, ma anche di poter controllare, di essere se stessi, di sentirsi civicamente inclusi all'interno di un meccanismo di controllo. Il registro non sta più da qualche parte polverosa che non lo so, devo controllare. Il registro può essere sulla mia macchina. Io posso controllarlo, potenzialmente ci sono casi di studio sul catasto, potrei avere il catasto sulla mia macchina, perché devo lasciarlo da qualche parte? Posso verificarlo, è un'informazione mia, un'informazione collettiva, pubblica. Ci sono diversi casi studio sull'identità, anche le identità transnazionali, in cui quindi ognuno potrebbe identificarsi senza aver bisogno di un'autorità centrale, che potrebbe anche quindi ritirare il passaporto o un passaporto che potrebbe perdersi. Tanti sono i casi, purtroppo, di persone che si trovano a perdere la propria identità proprio perché perdono un documento fisico cartaceo e nel mondo di oggi non può più essere così. O anche nel mondo, ovviamente, delle ONG. Quante volte ci siamo chiesti come abbiamo fatto un impatto? Quante volte ci siamo chiesti se davvero quello che abbiamo donato è arrivato al destinatario? Sarebbe molto bello poter aiutare tutte quelle organizzazioni a non avere più il problema di doverlo verificare attraverso un sistema che taglia via tutta la corruzione, che disintermedia. Riusciamo in questo modo a non avere più bisogno di garanti in mezzo nei nostri processi, garanti che sono stati utilissimi nella nostra vita sociale, ma che non lo sono più perché possiamo forse fidarci della tecnologia, averla nelle nostre mani, poter controllare ognuno di noi da ovunque le informazioni e quindi, come vi dicevo, anche avere un accesso alla giustizia che sia diverso. Una giustizia informatica che non vuol dire che ci debba per forza essere un grande cervello molto più intelligente di noi che prende una decisione, ma semplicemente che possiamo eseguire con la semplicità con cui eseguiamo quotidianamente task sui nostri computer, possiamo dare anche attuazione a quello che abbiamo deciso con le altre persone. E questa è una conversazione che si deve avere oggi, perché è vero che blockchain non è ancora diffusa, è vero che è ancora solo per gli addetti ai lavori, è vero che è anche noioso e difficile da capire, però è anche vero che succederà in un batter di ciglia e che forse sarebbe bene, anzi sono sicura sarebbe bene, tutti avessero gli strumenti per partecipare a una delle rivoluzioni più belle e più sociali a cui assisteremo nei prossimi anni. E quindi con questo vi lascio, sarebbe sempre più bello sentirci inclusi anche noi nel nostro futuro. Grazie.